Buonasera veri credenti e benvenuti a questa nuova puntata del The Flywheel Show. Questo pomeriggio, questa sera ci sta accompagnando Damien Jurado con What's New Tomboy, il nuovo album che è veramente piacevole. Cioè, fra l'altro questo brano iniziale che ha un accompagnamento di Hammond che è una meraviglia. Veramente ne ascoltiamo due note prima di passare a parlare dell'argomento della serata. Molto piacevole, molto molto dal sapore West. È un po' un periodo, sarà l'isolamento forzato, ma mi viene veramente voglia di immaginarmi sempre in scenari molto desertici e molto riposanti. Peccato che infatti fra l'altro qui continui a piovere, quindi non si abbia neanche tanto l'idea dell'estate che uno vorrebbe pur vivere. Quest'oggi rinverdiamo una rubrica che da un po' di tempo che non prendiamo in considerazione, soprattutto perché ho preferito nelle ultime settimane deviare un po' su quelli che potrebbero essere gli archi narrativi un pochettino più importanti, più lunghi, durevoli. E invece secondo me, visto che comunque c'è tantissima carne a fuoco, è vero, non issima, considerando che sia Marvel che DC in questo momento ancora non stanno pubblicando cose nuove, ma ci sono un sacco di prodotti di storie che vale la pena di leggere e di andare a recuperare. In effetti, parlandovi di questa serie, The Magnificent Miss Marvel di Saladin Ahmed, siamo un pochettino indietro, perché vi parlerò delle storie di inizio anno, quindi di circa 6 mesi indietro. Un po' perché me ne ero tenute da parte, devo dire, un po' perché avevo qualche dubbio, visto che il personaggio di Miss Marvel l'ho visto letteralmente crescere in questi anni. È un personaggio molto molto recente, ovviamente sto parlando di Kamala Khan, che continua ad avere come personaggio guida ispiratrice Carol Danvers, che però ha tutto un atteggiamento completamente differente, una mentalità differente, un mindset completamente differente rispetto a Kamala. Kamala è una ragazzina del New Jersey di origini pakistane e inumane. Questo ha fatto sì che durante il periodo in cui gli inumani avevano tantissimo potere, una sovraesposizione alle nebbie terrigene l'hanno portata a avere i poteri di Miss Marvel, che sono quelli che le permettono di modificare le dimensioni del suo corpo, ingrandendolo, riducendolo, o semplicemente ingrandendo e riducendone alcune parti. Ecco, la cosa interessante di questo personaggio, ciao Marco, ben arrivato, è che sin dalle sue origini, sin dai primissimi episodi, oramai stiamo parlando di 4 anni fa, ha sempre avuto un sapore molto indie, molto particolare, proprio perché non è la classica eroina americana, la classica eroina Wasp, ma di chiare e orgogliose origini musulmane. Oggi più che mai va menzionata la diversità, secondo me è molto importante. E in queste sue chiare origini musulmane non è il tipo di supereroina che va in giro mezza nuda, per esempio, che è comunque molto disinibita. Al contrario, ha dei valori molto saldi, molto tradizionali, molto legati a una famiglia, che non le rendono affatto la vita facile. Con gli anni il personaggio di Miss Marvel si è trasformato, è diventato qualcosa di differente. Perché? Perché è andato a unirsi al gruppo dei campioni. I campioni facevano parte di un'iniziativa voluta da Mark Waid, ma tutto sommato spinta da tutto il resto della Casa delle Idee, per creare quello che nella DC Comics è sempre stato poi tradizionale, ossia il concetto di legacy. Il fatto che determinate tradizioni, che determinati poteri, che determinati costumi e quindi eredità potessero passarsi da una generazione alla successiva, mantenendo comunque una certa continuità. Poi abbiamo visto che anche con la DC Comics questa cosa funziona fino a un certo punto, dopodiché si passa direttamente per le vie delle terre parallele. Però Miss Marvel era uno di quei personaggi, fra l'altro tutti i membri fondatori dei Champions, su cui il passaggio generazionale aveva funzionato meglio. C'era ovviamente lei, il nuovo Nova, che forse è stato il personaggio più ridotto male dei tre, e ovviamente Miles Morales, che ha avuto un lancio pazzesco grazie a Into the Spider-Verse, che era il cartone animato uscito un paio di anni fa. Kamala però, devo dire, è sempre stata la mia eroina preferita, perché rispetto a Miles Morales, che comunque ha una vita complicata, ha una vita particolare, che però già aveva un'origine molto più lunga, perché comunque si può andare indietro fino di quasi 10 anni per trovare la sua presenza all'interno della
dell'Ultimate Universe, anzi credo che addirittura si possa andare indietro di più, questo fa veramente impressione. Miss Marvel è veramente un personaggio nuovo, tra l'altro un personaggio completamente differente, perché al di là del nome e dal fatto che lei prende comunque in un certo qual modo i colori originali del costume di Miss Marvel e li riadatta, in realtà non rimane più nulla del personaggio originale, cioè di Carol Danvers, ma è un personaggio proprio veramente nuovo, quindi è una delle poche creazioni originali degli anni 10 della Marvel che continuano senza che vengano ridotte a icone, a elementi particolari di un particolare campo. La particolarità di Miss Marvel è che è sempre stata un personaggio dalla fortissima spinta verso ideali ampi. Nel momento in cui guidava i campioni, la sua sceneggiatura, la creazione ideologica del team dei campioni voleva che lei potesse essere quella che ispirasse tutti i giovani nel mondo. Al punto, ciao Lorenz, ben arrivato al punto da dire tutti possiamo essere nuovi campioni. E questo aveva creato delle trasformazioni importanti. In realtà, Mark Waid ha saputo scrivere molto bene i campioni per tanto tempo. Poi però c'è stato qualcosa che ha portato a un disgregamento del team. Purtroppo succede, come successe anche nell'edizione di Geoff Johns dei Titani, che nel momento in cui c'è un rinnovo generazionale, vengono cambiati i personaggi troppo in fretta, non si riesce ad abituarci, e quindi ci troviamo davanti a personaggi che sono completamente differenti, che funzionano in maniera completamente diversa rispetto a ciao Federico, ben arrivato, rispetto a tutti quelli che conosciamo di più. E quindi purtroppo anche la serie dei campioni, che era partita con un team ben definito, piano piano si era annacquato di questa grandissima capacità, di questo grandissimo potenziale, lasciando un po' tutti con la bocca asciutta. Poco male, perché nel frattempo è ritornata The Magnificent Miss Marvel, questa nuova serie scritta da Saladin Ahmed, che ha lavorato fra le altre cose in Inhumans, se non ho capito male, anche a qualcosa di Runaways che non ho ancora letto. Però Miss Marvel in questa nuova versione ritorna a un pochettino le origini, quindi ritorna a essere un'eroina del New Jersey, un po' spostata via da quell'equilibrio cosmico che l'aveva resa all'interno dei campioni, che l'aveva resa parte di Asgardian Wars, eccetera, eccetera. Qui si trova molto di più a suo agio e deve convivere con tutta una serie di elementi che in realtà complicano la vita, salvo che poi si arriverà a un arco narrativo particolare intorno al numero 61. Quindi pensate quanto è giovane Miss Marvel, solo 61 numeri, e che resetteranno un po' la storia, però in realtà aumentando le complicazioni. Uno dei principali problemi di Miss Marvel, al di là del vivere ancora a casa con i genitori, è il fatto che i genitori hanno un'idea molto predefinita di come dovrebbe essere la propria figlia, di tutto quello che dovrebbe riguardare il mondo della propria figlia, e questo naturalmente non la porta ad essere serena nel momento in cui deve scegliere le amicizie, nel momento in cui deve essere una fonte di ispirazione, nel momento in cui deve essere una supereroina. Da questo punto di vista, io non vorrei sbagliarmi, ma credo che dal punto di vista della disamina sociale, dell'approfondimento, della capacità di studiare un personaggio differente da tutti quelli che possiamo conoscere all'interno degli eroi che popolano la grande mela, Miss Marvel ha la capacità di assorbire molto di più la globalizzazione, ossia una trasformazione culturale importante che non vede tutti gli eroi come necessariamente caucasici, e soprattutto con un orientamento religioso, politico molto più ampio e soprattutto più aggiornato rispetto a tutte le visioni che purtroppo negli ultimi anni hanno portato ad avere una serie di supereroi fatti come tante piccole fotocopie. In quest'ultimo arco narrativo, Miss Marvel viene trasportata su un pianeta dove viene considerata da una profezia come la prescelta. In realtà viene riconosciuta in base al costume, al simbolo del fulmine, quindi non è chiaro se si tratti dei suoi geni Kree, del fatto che lei porta un simbolo Kree addosso, o se ci possa essere qualcos'altro dietro che le possa dare questa sensazione. Di fatto, in questa avventura viene accompagnata dai genitori, che per la prima volta in tutta una serie di archi narrativi molto lunghi, stiamo già parlando di 6 anni, 5 anni di storie, vedono un aspetto di Kamala che non hanno mai visto, ossia l'aspetto della supereroina, anche della leader, di quella che si mette avanti a tutti e si sacrifica per tutti. E per la prima volta si rendono conto che
La figlia, nel volerli disubbidire, nel volersi mostrare qualcosa di differente da quello che loro hanno sempre voluto, in realtà sta proprio facendo quello per cui l'hanno cresciuto, ossia essere una persona degna di fiducia, di ispirazione, degna di essere parte di una comunità. Da questo punto di vista è una narrativa molto molto bella, proprio perché ci troviamo davanti a un personaggio che per la prima volta raccoglie una sorta di equilibrio, no? Diventa una supereroina. Ciao Maria, ben arrivata. E lo fa però non rinunciando a tutto quello per cui aveva rinunciato. In effetti la storia è davvero troppo bella per essere vera, perché quando ritorna sul suo pianeta, sul pianeta Terra, assieme ai genitori, per una sorta di sortilegio voluto dallo sciamano di questa popolazione, succede che i genitori dimenticano completamente tutta la storia del costume, dei superpoteri, dell'origine di Miss Marvel. Quindi fondamentalmente la storia viene riportata indietro di 60 numeri. Miss Marvel, in questo caso Kamala, è un personaggio molto più sicuro di se stesso, sa cosa vuole dalla vita, sa cosa vuole con gli amici, sa cosa vuole, tutta una serie di problemi, però deve continuare a nascondere la propria identità segreta, e questo è il primo limite. Il secondo limite è che si scopre che il padre di Kamala, che è sempre stato comunque una figura sì fragile, ma comunque leader guida, quindi comunque la persona, la voce forte di casa, si trova a essere incredibilmente malato. Si scoprirà poi perché i geni Kree, o quindi inumani, che le appartengono, in realtà sono stati ereditati proprio dal padre, che è sottoposto alle nebbie terrigene, non è riuscito a reagire bene, quindi non ha sviluppato poteri, ma sta sviluppando una sorta di malattia degenerativa. E questo rende il personaggio di Kamala, nella sua stanchezza, nella sua profondità, ancora più interessante, perché ci troviamo proprio come ai tempi del vecchio Spider-Man, vecchio vecchio, sto parlando fino agli anni 70, di un personaggio che deve convivere con il suo senso del dovere da una parte e con i suoi doveri di essere umano verso la propria famiglia, verso la scuola, verso la propria comunità. E questo continua a lacerarla e stancarla, tant'è che l'arco narrativo successivo è un viaggio on the road con le sue due amiche, sempre all'interno del New Jersey, dove dovranno affrontare anche tutta un'altra serie di elementi. Le sue due amiche sono le uniche che sanno la verità sul suo costume, su quello che le sta succedendo. Tra le altre cose, lei arriva da questo pianeta con un nuovo costume Kree, che fondamentalmente è come se fosse una sorta di simbionte, perché si muove anche contro la sua volontà, quindi ricorda un po' qualcosa di già visto con Venom. E questo, devo dire, non ci avevo realizzato proprio immediatamente, però la rende ancora più simile a Peter Parker, nel momento in cui Peter Parker comincia a fare affidamento al costume per risolvere tutte le questioni. La sola differenza che compare tra Kamala e Peter Parker è che Kamala è stata già un membro dei Vendicatori e dei Champions, ha lavorato con Tony Stark e con il Dottor Strange, che in questo momento, proprio nell'arco narrativo successivo a quello del viaggio on the road, si stanno adoperando per trovare una cura per il padre di Kamala, per darle una mano, ovviamente senza badare al fatto che possa avere. Che lei possa mostrare di conoscerli, quindi di avere dei riferimenti sulla sua doppia vita. Ma il personaggio rimane comunque di una serenità e di una preziosità nell'essere così scalfito, così definito, che veramente è importante. Devo dire che probabilmente aiuta questo il fatto che si sono susseguiti, come nel caso di Saladin Ahmed, tutta una serie di scrittori che magari capiscono molto più da vicino anche la vita, l'antropologia è un termine forse più ampio, proprio l'antropologia culturale del New Jersey popolato dalle famiglie come quella di Kamala. Quindi è molto più facile per loro poter descrivere esattamente com'è la vita. Se devo fare un paragone molto molto diritto da questo punto di vista, mi viene in mente un film che è uscito qualche anno fa che si chiama Bandit Like Beckham, Sognando Beckham, dove c'erano due ragazze, una tipicamente inglese e l'altra di origine pakistana, anche in quel caso, che volevano imparare a giocare a pallone. E ciao Nicolas, ben arrivato! Solamente che per la ragazza di stampo inglese, che era Keira Knightley, credo forse al secondo film, il primo era stata una comparsa come coattrice in The Hall con Tora Birch. Ciao Carlo, fondamentalmente è una cosa normale, una delle tante attività pomeridiane. Per la ragazza di origine pakistana era un grossissimo problema, perché la famiglia aveva tutta una serie di tradizioni belle, precise. Tra l'altro la stessa regia ha
ha gestito un film a inizio di quest'anno, forse alla fine dello scorso, molto bello, che però non so per quale ragione ancora non è arrivato in un video in Italia, che è una storia, se non sbaglio si intitola Growing Up, che è una storia su un pakistano ancora una volta che si innamora delle musiche, delle musiche di Bruce Springsteen, quindi capite perché mi possa essere piaciuto così tanto, in pieni anni 80, quindi proprio nel momento di massimo splendore di Bruce Springsteen nell'Inghilterra thatcheriana, quindi anche lì una storia molto particolare, una storia dove fondamentalmente il nocciolo della questione, il perno della questione è disarcionarsi, di vincolarsi dalle origini familiari, senza che questo possa essere però un limite, ma un problema, ma un modo come trovare la propria origine e poi non rinnegare il proprio passato, quindi trovare un equilibrio fondamentalmente. Ed è quello che stanno facendo piano piano con questo personaggio, perché se riescono, perché non è facile, è un personaggio molto giovane, è un personaggio che potrebbe essere facilmente utilizzato per tantissimi esempi differenti. In più, Kamala ha questa particolarità che piace moltissimo ai giovani perché è un personaggio fresco, quindi è abbastanza facile farla entrare in videogiochi. So che comparirà nel prossimo Avengers, compare nei cartoni animati, probabilmente comparirà nei nuovi prodotti di Disney Plus. Quindi è abbastanza facile che rischi di diventare un personaggio immediatamente riconoscibile e quindi come tale difficilmente evolvibile, perché poi nel momento in cui un personaggio diventa di facile riconoscibilità è anche difficile modificarlo in maniera radicale, proprio perché ci troviamo davanti a un personaggio che deve rimanere così com'è, deve piacere per quello che è. Ciao Massimo, ben arrivato. Però nel caso specifico, la bellezza di quest'ultimo arco narrativo è proprio, da un certo punto di vista, il ritorno alle origini, anche se devo dire che lo stile grafico di Ming-Chiu Jung, fra gli altri, è molto più simile a un comic book americano contemporaneo. Nella primissima serie di Miss Marvel, la terza, perché poi dopo c'è stata la quarta e poi Magnificent, in realtà il tratto era molto più simile a quello di una graphic novel, quindi tutto sommato ci trovavamo in un'ambientazione completamente differente per quello che riguarda lo stile Marvel, anche per ambientazione, anche per narrativa. Qui ci troviamo comunque con un comic book proprio made in Marvel, quindi lo assaporiamo proprio per questa ragione. Però ci troviamo in un personaggio estremamente coraggioso che abbraccia le diversità. E qui voglio farvi un altro paragone, perché secondo me funziona. Ve ne ho già parlato, credo fino alla nausea, ma non mi stancherò mai di farlo. Su Disney Plus in questo periodo c'è una serie di documentari, sono sei in tutto, che si chiama Imagineers. Gli Imagineers, per chi non lo sapesse, sono un team di ingegneri barra creativi che si occupano di definire tutte le attrazioni dei parchi a tema Disney, quindi sono quelli che hanno cominciato a inventare più di 70 anni fa le prime attrazioni che Walt Disney pensava di realizzare e che ancora adesso continuano a costruire, a fare. Ecco, nell'ultima puntata, che è quella che mi è capitato di vedere ieri sera, dove viene presentato il parco di Shanghai da una parte, che è il dodicesimo parco a tema Disney, e dall'altra viene presentato Galaxy Edge, quindi la nuova attrazione a tema Guerre Stellari che si vede sia ad Orlando che in California. E santo cielo, è una di quelle cose che devo assolutamente fare, perché la ride sul Millennium Falcon sembra veramente una cosa pazzesca, ma non è di quello che voglio parlare. La cosa bella è che loro spiegano, ed è un po' forse la parte più bella del concetto di scuola Disney, è che quando si sono mossi in posti lontani da quella che poteva essere la cultura tradizionalmente americana, quindi la cultura tradizionalmente WASP, perché di quello stiamo parlando, si sono resi conto che esportare completamente tutto il pacchetto di nozioni, cultura, entroterra culturale non funzionava bene, perché chiaramente andava in totale contrasto con la cultura del posto, la mentalità del posto, anche l'evoluzione del pensiero. Considerate che il concept base di Walt Disney, inteso come parco a tema, è oramai oltre 60 anni, forse quasi 70. E quindi non potrebbe adattarsi con tutta la sua Main Street, con tutte queste cose che comunque erano delle suggestioni che Walt Disney aveva di quando era giovane, quindi di un secolo fa, non avrebbero modo di integrarsi in una cultura come la nostra, globalizzata, completamente differente. Per cui raccontavano proprio nella prima parte dell'ultima puntata, la puntata che hanno fatto, che ho visto ieri, di come ci sia stata una trasformazione estremamente radicale nell'ultimo parco a tema che è stato creato, quello di Shanghai, perché si è decisi di eliminare
tutta una serie di cose che si sapeva funzionavano negli altri parchi, ma che ci si rendeva conto non avrebbero funzionato minimamente in una cultura più ampia, più globalizzata. Piuttosto si è cercato di integrare quello che già esisteva con la cultura del posto. Ed mi ha fatto morire una connotazione molto interessante che il presidente della Disney ha utilizzato in due occasioni per presentare questo parco, ossia il parco sarà orgogliosamente Disney, orgogliosamente, no, genuinamente Disney, orgogliosamente cinese, ossia manterrà la doppia origine. Ecco, Miss Marvel mi ricorda questo tipo di cose, è un personaggio spinto verso l'inclusione e già questo mi fa piacere, mi fa proprio godere, perché credo che tutte le volte che un numero di Miss Marvel va avanti, Ethan Van Shiver e tutti quegli altri fessacchiotti del Comics Gate si mangiano il cappello. Questo mi fa godere abbastanza. È un personaggio differente, non è un personaggio ancora vincolato a determinati stereotipi, è un personaggio che ha dentro di sé tantissime cose: il rispetto delle tradizioni culturali, un differente concetto culturale. La spinta di quanto una donna può essere leadership, di quanto può essere ispiratrice, di quanto può guidare, sono tantissime cose che penso che se dobbiamo andare indietro nel tempo, però dovendo considerare anche una dimensione eroica forse più alta, forse torniamo a Aurora Murre, detta Storm, degli anni Ottanta. Quindi insomma, qualcosa che Claremont era riuscito a scrivere senza troppi rumori, ma in un'età dove queste cose forse non avevano l'impatto che hanno adesso, mentre invece adesso c'è anche un po' un bisogno di raccontare queste cose. È vero. L'altra faccia della medaglia, e me ne rendo perfettamente conto, e che molti potranno anche sottolineare, dice sì, però proprio per questo il personaggio di Kamala è politicamente corretto. Io non credo, o meglio, sì, lo è perché è per l'inclusività, però è politicamente corretto nel modo giusto, ossia non modifica a tutti i costi la propria realtà al punto di dover abbracciare altri aspetti, ma in realtà proprio racconta qualcosa di diverso, e nel farlo, quindi giustamente ha un riferimento altro. E raccontare quel qualcosa di diverso con la leggerezza con cui gli autori che si occupano di Miss Marvel ci riescono, pur presentando qualcosa che probabilmente per l'americano medio avviene dietro casa, ma che la televisione, il cinema, il fumetto normalmente non ci raccontano, deve essere uno sforzo terribile. Quindi bisogna solamente ad applaudire a Saladin Ahmed, mi sono dimenticato, l'ho dovuto leggere, scusatemi, e tutti gli altri sceneggiatori che ci si sono messi dietro, incluso Mark Waid, perché sono riusciti a creare nel mosaico di personalità di Miss Marvel un personaggio che è assolutamente innovativo. Non c'è nessun personaggio, andando indietro nella storia dei comic book, a cui si può dire che Miss Marvel è stata ricalcata, immaginata, riaggiornata. È qualcosa di nuovo, l'ho detto, è simile a Storm degli anni Ottanta, ma è una cosa completamente diversa. E questo secondo me è veramente un passo avanti importantissimo per la casa delle idee, sarebbe veramente molto molto bello. Esatto, Federico, è un personaggio di questo tipo. Tremo un po', perché adesso la nuova serie di Miss Marvel, Magnificent Miss Marvel, è in fase di chiusura o comunque di blocco, perché sta per uscire questa nuova miniserie che rimetterà assieme ai tre ragazzi principali della Legacy Marvel, ossia Miles Morales, il nuovo Nova e Miss Marvel, nella miniserie che si chiama Outlawed, che secondo me è una versione differente, ma comunque più o meno ci troviamo sempre nella storia dei Champions. Non so bene questo che cosa porterà. L'idea che la possano trasformare troppo dal punto di vista eroico mi fa paura che la vogliano già canonizzare e standardizzare, e questo mi dispiacerebbe. Invece mi piace il fatto che in 61 numeri praticamente lei non sia mai stata banale, abbia sempre raccontato delle storie nuove, magari anche presentando personaggi conosciuti, però con un'ottica differente, sicuramente da Millennials, ma con quel tocco in più che probabilmente solo la Marvel, spugna generazionale da sempre, riesce a prendere, a fermare e a rigenerare in salsa a casa delle idee, che non è una cosa da poco in questo caso. Bene, veri credenti, detto questo, anche per questa sera vi saluto, vi ringrazio di avermi fatto compagnia, spero di essere riuscito anch'io a tenervi compagnia per una ventina di minuti o giù di lì. Detto questo, non mi resta veramente altro che darvi appuntamento domani. Vi ricordo naturalmente che se avete voglia di continuare a seguirmi anche durante la giornata, potete trovare le repliche di questo video su Metropolis, che è la pagina di
del The Fly Was Show, dove potete intervenire tutti, quindi quella un pochettino più ampia, oppure potete vedere i video sul canale YouTube che si intitola anche lui The Fly Was Show. Se avete voglia di vedere le mini recensioni perché non le vedete su Facebook ma le vedete altrove, potete cercare sempre su Instagram, sempre The Fly Was Show. Se non l'avete capito, si tratta di The Fly Was Show, così lo ripeto un'altra volta, The Fly Was Show. Detto questo, non mi resta veramente altro che salutarvi. Ci vediamo domani, veri credenti, come al solito, con un forte, fortissimo, calorosissimo. Dai, è tutta. Ci vediamo domani. Ciao, veri credenti.